Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Meteo non è il massimo. Piove, niente ben. Siamo qua con Maurizio. Ciao a tutti. Sempre operativi. Sempre con noi. Ultima gara del campionato Nord-Est. Bel problema. Avevo anche il permesso di entrare in pista, spero di sfruttarlo, ma per adesso pioggia. Ascolta, come stai? Come ti senti, carico? Oh, partire sulla griglia con la griglia bagnata è top, direi. Vabbè, ma è dentata, sì. Non fa differenza. No. Va bene, ma siamo. E poi ormai ci hai abituato a ste all shot che ormai dai. Sì, sulla terra, ma non sulla griglia. Dai. Non trovare scuse. Facciamo del nostro meglio, come sempre, ovviamente. Allora, aspettative? Primo in classifica? Ma hai detto te che sono primo, in realtà non sono primo. No? Perché non ascolti? Sono secondo con una gara in meno. Però ci sono gli scarti di due manche e quindi bisogna vedere come va oggi. Se faccio due ultimi, ce l'ho nel culo. Devi stare a bordo pista con gli occhiali di scorta. Io devo fare i filmati per YouTube e per gli iscritti. C'è Maurizio? Ci vediamo dopo le prove libere allora. No, sono anche qualifica. Quello così insomma. Dai, caricati che dopo ci vediamo. Madonna di Dio, ti io come al solito vi ricordo, se non siete iscritti al canale vi basta un click per iscrivervi. Per voi è gratis e a me date una grossa mano. Questo in piscia la moto. Perché accendi la moto? Certo. Perché è la settimana che non vai moto, quindi deve essere parte. Iscrivetevi al canale, dopo la sigla ci vediamo per le prove libere. Eccoci qua! Prove libere, qualifiche andate. Poco tempo a disposizione, pista bella, già qualche bel canale, bella interessante. Andiamo un po' a guardarla, invece mi sono fatto prendere un po' dall'accelerare senza guardare bene la pista. Ho fatto un po' qualche errorino, però vabbè. Qualificato in? Quarto, secondo MX1. Buono! Però dai, all'ultimo giro fortunatamente ci sono riuscito a trovare qualche linea un po' migliore, quindi adesso vedremo la prima manche. Partenza dalla griglia bagnata. Partenza dalla griglia come al mondiale? Bagnata. Andiamo a vedere com'è. Vediamo, ci proviamo. L'importante sarebbe partire bene e dopo la gara qualcosa facciamo, dai. Ci proviamo. Invece buon Maurizio qua. Maurizio. Mi sto rilassando. Come va? Ma abbastanza bene, a parte la pioggia, insomma, dai. Speriamo che vada tutto bene, non si faccia mai nessuno. E io che devo andare a riprendere sotto la pioggia? So cavoli tuoi. Cosa non si fa per il popolo di YouTube? Sì, ora non si farebbe. Ed eccoci tutto pronto per gara 1. Meteo che finalmente ci dà un po' di tregua da questa pioggia. Federico, come al solito, prepara bene la partenza. Come detto prima, si parte dalle griglie. Infatti vediamo Federico che la sta pulendo per bene per avere meno sabbia possibile sopra. Griglia che come vedete è completo, però in questa gara saranno due le categorie, saranno sia la Rider MX1 che la MX2, quindi categorie miste. Vediamo i 15 secondi, 5, giù il cancello, partenza. Vediamo una bellissima partenza di Federico, però in prima curva vediamo che arriva troppo forte, non ci sta dentro il canale, deve andare esterno, poi apre bene e all'interno curva successivo, quindi riesce a chiudere tutti e tenere la seconda posizione. Tutto sommato quindi una buona partenza. Vediamo che subito a metà del primo giro prova subito l'attacco per andare
in prima posizione, però non va a buon fine. E quando finisce il primo giro, però lo troviamo in prima posizione, quindi un sorpasso effettuato in un punto non inquadrato della pista. Adesso è solo al comando, vediamo come si comporterà. Una gara al momento veramente da leader, infatti è ancora primo e con distacco. Verso fine gara vediamo che incrementa addirittura il suo vantaggio, infatti come sappiamo in forma fisica è messo veramente bene e nell'ultima parte di gara dà ancora il meglio di sé. E finisce così gara 1, primo assoluto di questa manche. Gara 1 è andato bene? Molto bene direi. Non ho visto il sorpasso che sei andato primo da secondo, però... Sono partito bene fortunatamente, avevo paura un po' della griglia, invece tutto sommato sono stato contento, sono partito bene. Primo giro sono riuscito a passare in testa e ho cercato di... amministrare. Sì, perché la pista... Dai, la verità che ha fatto una bella gara un po' a sestare. La pista era bella, una bella gara. Bella tosta la pista, sì. Bisogna stare un po' attenti però... Ottima preparazione. Mi sono divertito, sono stato contento, dai. Speriamo di replicare anche gara 2. Già per scontato. Adesso lavare un po' la moto e ci vediamo dopo gara 2, insomma. Esatto. Fortunati che sia in prova che in gara la pioggia non c'è stata, abbiamo... Quattro matti. Eh? Sì, tutti matti. Siamo fortunati o no? Sì, beh, per quello sì. Molto fortunati. Molto fortunati. Niente da dire. Niente da dire. Che la linea dopo la dite a te, ma me tengo, guarda. Tutto pronto per la gara 2 della Ryder, sia MX1 che MX2. Infatti come prima categorie miste. Griglia che però è quasi al completo. 5 secondi, giù il cancello, partenza. Anche questa volta una buona partenza per Federico che al momento è terzo e va secondo. Buonissima accelerazione tra la prima e la seconda curva. In questo primo giro invece di guadagnare posizioni ne perde, infatti chiude il primo giro quarto. Condizioni della pista difficili, per fortuna anche per questa manche la pioggia ha smesso di cadere. Vediamo un attacco, rischia di andare addirittura in quinta posizione. Resterà da capire se i piloti davanti di lui sono MX1 o MX2. Vediamo una difficoltà in un canale e il pilota dietro di lui ne approfitta, lo sorpassa e al momento Federico passa in quinta posizione. Sappiamo che la gara è lunga, speriamo che verso la fine la condizione fisica giochi a suo favore e riesca a riguadagnare un po' di quelle posizioni. Ecco infatti che Federico prova un sorpasso.
ce la fa e ritorna a quarto. Vediamo se riuscirà a recuperarne ancora. E ancora vediamo, sempre nello stesso punto, guadagna un'altra posizione ancora, passa in terza posizione. E nelle battute finali della manche vediamo che probabilmente in condizione fisica è messo molto meglio. Interno. E ce la fa, guadagna un'altra posizione, diventa secondo assoluto di questa manche. E la gara finisce così, secondo assoluto, primo delle MX1. Insomma, gara 2 ho sofferto un sacco. Partito bene, dopo invece ho perso 3-4 posizioni. E dopo si è migliorato un po' le linee, eccetera, e sono riuscito a risalire, però ho guidato non come volevo. Però dai, pista era difficile, l'ultimo giro ho passato il secondo, l'ultimo giro e ho finito secondo di giornata, no, primo di giornata e secondo della mia categoria, no, secondo di gara e primo della mia, secondo della mia categoria anche, però il primo aveva fatto terzo gara 1 e quindi ho finito primo di giornata, dai, è andata bene. E se ci sono gli scarti, in teoria anche primo in campionato? In teoria, adesso forse è meglio allenarsi un po' di più per l'anno prossimo, perché così... col passaggio di categoria. Allora andiamo a sto prestigio, no? Beh, se vuoi andare te, sì. Vai a fare le foto. Io mangio i mandarini. Chiudiamo qua. Andiamo alle premiazioni. No, mamma, verticale, mai orizzontale. Mamma, verticale. Ecco, Madonna. Con Luca Parola, ex e Federico Tallardi, persona esperta. Eccoci qua, oggi c'eri anche tu, ma purtroppo parcheggiato, no, distante di più, non so. Tanta gente, tanti piloti. Vediamo che tutto è andato bene. Va che robetta. Primo di giornata, portato a casa il campionato anche tu. Vinto il campionato Nord-Est, Expert MX1, bello. Vittorio via. Benissimo. Bel campionato, bella quest'ultima gara, tosta, a Mantova e bella stagione, dai. Com'è andata oggi, dai? Ma allora, nella generale ho fatto due buone partenze insieme agli Elite, i Fast, eccetera. E ho fatto un 21 e un 22 generale, siamo partiti in 45 e basta, pista dura. Ho fatto ma di categoria? Categoria ho fatto due primi posti Expert MX1. Perché comunque bisogna dire che correvate con gli Elite, i Fast, tutti insieme, un casino. Sì. Quindi dai, bella giornata e bene, vinto il campionato. Ci vediamo prossimamente in allenamento da qualche parte, non so, ci vediamo. Ma per forza, anzi, la pizza... La cena che dobbiamo fare tutto. Esatto. Ci vediamo. Ciao. E finisce così anche questa stagione di gare. Una stagione che ha dato delle belle soddisfazioni al nostro Federico. Abbiamo visto delle gran belle piste. La compagnia non è mai mancata e ci siamo sempre divertiti un sacco. E anche i risultati sono stati davvero ottimi. Vabbè dai, noi ci vediamo in pista, ricordate di iscrivervi al canale, mettere mi piace al video, attivare la campanellina e tutte le varie cose. E noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Ciao. Ciao.